Perché mi fa tanto male? Uno dei miei stomaci e la carne stanno combattendo all'ultimo sangue! Oh! La carne ha vinto! Ma guarda che cos'ho nello stomaco! Come ti chiami, piccolina? Non penso a niente, solo alla carne! Non riesco a muovermi, mi scoppia la pancia e sto sudando! Non preoccupatevi, ci penso io! È agile! È così energico! Come se non avesse carne nello stomaco! Come mai eri così concentrato e agile? Tutto è possibile con le verdure, amico! Sopravvivenza sull'isola. Ok, squadre, la vostra prima prova è trovare il cibo. Abbiamo ordinato la pizza! Niente pizza! La mia pizza! La mia pizza, ma perché? È sopravvivenza, quindi si mangiano cose disgustose. Iniziamo la prova. Cibo sull'isola. La squadra che mangia tutti gli insetti vince. Io non acconsento. Gli insetti sono pieni di proteine, vitamine essenziali e fibre. Per secoli l'uomo è sopravvissuto mangiando gli insetti. Che cos'è quella? Una zuppa di cocco e curry. Gnam gnam. E voglio ripetere di nuovo gnam. Niente gnam. Il mio curry. Il mio curry, ma perché? Quella non è sopravvivenza, questa è sopravvivenza! Ma sì, ho un contorno di vermi con il mio scarabeo, un'altra cavalletta, oh, perché no, mi vizio! Proteine pure! Ah, io non mangio insetti, sono bellissime creature, amico! E il tuo alito puzza! Le regole di Robin! Boo! Ho detto boo! Boo! Non sapete nemmeno perché buate! È un grosso libro col tuo nome sopra, non serve sapere altro. È un regolamento completo sulle regole da seguire. Regola numero uno, seguire le regole. Le altre regole strada facendo. Titans, go! Regola 213, le mele vanno mangiate dal basso verso l'alto. Basta con queste assurdità laterali. E quando si getta il torsolo... Oh no! Non lui! Tu è salva da palazzo senza fuoco ora, no ringrazia, Nibor! Perché quel tipo salva quei tipi dal niente? E perché sembra uguale identico a te? Solo che lui è leggermente più fascinoso. Sì. Regola 75, io sono quello fascinoso. E lui viene da mondo bizzarro, dove ognuno è l'opposto di qualcun altro qui. È il contrario di me, quindi manca di intelligenza, di leadership e delle mie incredibili doti atletiche. Ragazzi, vi presento Nibor. Arrivederci, spiacente di conoscervi. Wow, che maleducato! È il modo in cui parlano su Bizzarro, dicono il contrario di quello che intendono, quindi per lui sopra vuol dire... Di lato? Risposta sbagliata. Di dietro? Prova di nuovo. Tosa erba? No. Mangiare sano. Per vivere una vita lunga e in salute dovete mangiare la frutta e la verdura. Così il vostro corpo non diventa come questo corpo. Io sono un sacco di carne. Ho capito, vado a prendere lo sciroppo d'acero. Niente sciroppo, svitata! Questa mela qui è il dolce della natura. A proposito di mele, vi ho mai raccontato la storia del carretto di mele? Beh, questo tizio ha deciso di parcheggiare il suo carretto davanti a casa mia! Bene, vediamo gli strumenti di lavoro. E queste le chiamate pance? Vergognatevi! Che cosa hai da dire a tua discolpa? Beh, ecco, veramente... Non tu, la tua pancia! Oh! Voglio imparare a mangiare nel modo giusto!
E tu con la tartaruga, sentiamo? Sono pronta alla sfida, signore! Pronta a darci dentro, mosciarino? La mia pancia non riesce ancora a parlare! Ci aspetta un bel po' di lavoro! Bene, come prima cosa, ragazzi, consegnateci i vostri ossi del sorriso, prego! Dentro il secchiello! Sul serio? Vuoi imparare a mangiare o no? Li conserverete seguendo le norme igieniche? Certo, perciò li ho messi nel secchiello. E adesso mangiamo! Quelle pance sono belle e mature! Potete riprendervi gli ossi del sorriso, ve li siete guadagnati! Questi non sono i miei! Questi sono i tuoi e questi i tuoi! Robin, hai mai pensato di mangiare un po' meno pesce? Annotato! Guarda, il mio preferito! Sandwich condominiale, sardine, gelatina, pomodoro! Non male, ma dà un'occhiata al mio formaggio pomodoro lattuga multipiano! E quello lì sarebbe alto? Mangio sandwich della mia altezza. Un sandwich di 2,3 metri è impossibile. Guarda. Mal di sandwich. Oh, il mio sacco digerente non ce la fa, fratello. Che tristezza. Vado a palleggiare da un'altra parte. Op, 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 op. Annaffiamolo con un bibitone gassato. Grazie! Ah! È il ghoul! Corri, Bibi! Battiamocela! Sa che l'abbiamo seminato! Con chi parli, fratello? Aspetta, se tu sei davanti a me, allora chi c'è dietro di me? Avanti, tentate la fortuna! Se colpite le bottiglie, vincerete un bel peluche! Oh, il mio ragazzo è così forte! Vincerà per me un mucchio di peluche! Abbiamo un vincitore! Grazie, mio eroe! Per Robin, stufato di carote. Per Stella Rubbia, broccoli. Per Corvina, falafel e hummus. E per Cyborg, tanti spinaci! Wow, che buono! Davvero buono! Pensavo sapessero di sporco! Non sanno di sporco! Verdure! Allerta crimine! Thank you.
Questo cibo è assolutamente delizioso, fratello! Oh, sì, questo mondo sarà molto facile da conquistare! Fratello, abbiamo perso il controllo! Se solo avessimo assaporato il cibo, non saremmo in questa situazione! È ora di insegnare a quelle pance come si mangia! Stella, Corvina, sapete cosa fare! Bella mossa! Ma come faranno ad assaporare quelle delizie senza ossi del sorriso? No! Ci hanno tolto gli ossi del sorriso, fratello! Come facciamo ad assaporare il cibo ora? Prendete i nostri! Oh, e dai! Ma tu mangi soltanto pesce! Svelta, Corvina! Dai i tuoi denti a Bibi! You? No, grazie. Fallo tu, Stella. Oh, mi va bene. Questo piatto è così buono! Che cosa stanno facendo? Guarda, stanno gustando il cibo! Sono certo che oggi abbiamo imparato tutti l'importanza di gustare il cibo. Ci puoi giurare. Grazie, Robin. Solo un'ultimissima cosa. Ce l'ho io la pancia più grossa! Oh, ti va una grattugiata di noce di cocco, bello? Ma certo! Altro cocco in arrivo! Io non ce lo faccio più! Detesto il cocco! Brutto! Mai più! Mai più! Brucia, cocco! Brucia! 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 Ho sfogato tutta la mia rabbia contro il cocco. Titans, ci serve dell'altro cibo, ora! Ma abbiamo solamente noci di cocco! Brucia! Andiamo dall'altra parte dell'isola. Quella di cui parli è una zona ancora inesplorata dell'isola. Chi può dire quali misteri ci aspettano una volta arrivati? Il misterioso lato dell'isola, voodoo. E dove il mistero giace, voodoo. Ed è diverso dalla mia terra, voodoo. Meraviglie da scoprire, voodoo. Ma... avvolta dei misteri io, voodoo. Tesori antichi da scoprire, voodoo. Allora... sete d'avventura dentro il cuore mio, voodoo. Ma... c'è un'ombra su quel muro, voodoo. Va bene, Stella, dall'altra parte dell'isola. Sono molto meglio di quelle diaboliche noci di cocco. È un'esplosione di sapori, belli. Ehi, sono più buone se le schiacciate. Ehi, ci sono i dinosauri. Sì, li ho visti. Al momento siamo concentrati sulle patate. Ok, non volevo essere sicura. Il tizio rifiuta di spostare il carretto di mele. Così, mentre non guarda, mi avvicino e lo colpisco sulle caviglie con un tubo.
Era un bel tubo. Un tubo di rame. Che c'è? 3.8 settimane responsabili dopo. Buone le mele. Un cibo meraviglioso anche senza lo sciroppo d'acero. È molto meglio della pizza. Anche perché non possiamo permetterci altro, visto che stiamo risparmiando. Penso che il mio interesse sia solo composto. Va davvero molto bene. Devi esserne fiero, e noi stiamo di nuovo bene da quando avete cambiato vita. Ammirate i bicipiti! Riesco a muovere tutte le ossa! E io non devo alzarlo dal water! Per quanto tempo dobbiamo mangiare le mele? Per tutta la vita, monellacci! No, neanche per sogno! Voglio la pizza! Voglio bere la soda! No, niente divertimenti! È il prezzo da pagare per una vita lunga! Ragazzi, avevo torto! Siamo giovani e questo significa prendere le decisioni peggiori! Sì! Non così veloci, giovani! Se non volete badare a voi stessi, allora ci pensiamo noi! È tutto da vedere! Go! Oh, siamo imbattibili! Ho la forza di un uomo anziano! Vi ringraziamo molto per esservi presi cura di noi! So che la vostra vita è noiosa, ma se prendete delle decisioni sbagliate oggi, ve ne pentirete dopo! Proprio così! L'unico modo di fermarli è prendere decisioni sbagliate! Quindi vado a fare un bel giro in motocicletta! Un attimo, aspetta! È molto, molto pericoloso! No! Sta funzionando! Titans, mettete in pericolo il futuro! Stiamo sul divano tutto il giorno! A guardare la TV, belli! Non è salutare! Salve, vorrei ordinare quelle scarpe molto care con gli stessi colori della scatola. I soldi, arrivederci! Adesso non posso permettermi proprio più niente! E i miei gatti mi mangeranno! Pensavo ti piacessero gli anziani! Non quanto le ali di pollo fritte! Colesterolo! Grassi saturi! I miei trigliceridi sono alle stelle! No! Bel lavoro, Titans! Ci siamo salvati dalla vecchiaia! E vai! E adesso viviamo le nostre vite al meglio! Ok, Titans, è il momento delle regole di Robin! Regola 52. Un supereroe deve allenarsi un minimo di 3 volte al giorno. Oh. Me allena, guarda! Wow! Adesso sì che ci capiamo! Mi voglio allenare come Nibar! Io pure! Vi avevo preceduto! Non pensavo che allenarsi potesse essere così bello! Questo è tutto l'opposto di allenarsi! Stiamo solo facendo quello che fa Nibar! Se Nibor vuole restare qui, deve attenersi alle regole. Nibor promette attenersi regole. Grazie. E adesso torniamo alle regole di Robin. Momento. Rava, lattuga, fagiolo, patate, carote, cetriolo. Ne mangeremo sempre di più affinché Verdurator venga qua giù. Dal profondo del verde, Verdurator è risorto! Purificherò questo mondo distruggendo tutta la carne e inizierò da te, orrenda creatura! Sono vegetariano, amico, ma ragazzi, non lasciate che mi distrugga! Non c'è spazio per te nel regno delle verdure. Senti, la carne è disgustosa, ma alle persone piace e va bene! Bisogna solo seguire una dieta bilanciata! La sua mente è stata avvelenata dalla mela carnosa! Cyborg! Amico, che ore sono? Non lo so, non ho l'orologio! Che ore sono?
quasi le sei. No! Scusa, che ora è? È l'ora della carne! Che cosa? È l'ora della carne! Un attimo! Che cosa? Qualcuno ha detto l'ora della carne? È arrivata la tua fine! L'era delle verdure inizia ora! Oh, ma che cos'è questo odore invitante? Costolette grigliate, amico, ne vuoi? Il corpo di Verduretor è un tempio, non può essere profanato. Però sa di buono. Il sapore è anche migliore dell'odore. Verduretor crede che un morso non gli farà male. Che delizia! Assaggio una salsiccia. Piccante! Che cos'altro ha? Pancia piena di carne! Veloci! La carne l'ha indebolito! Adesso è il nostro... No! Carne! Verdure! Questa è quella che chiamo una dieta bilanciata!